Carissimi telespettatori, ben ritrovati per questa seconda parte di Salotto Chi. E io sono, come vedete, in compagnia del nostro sindaco Antonio Pozziello. Buongiorno a tutti. Ancora una volta, come fa spesso nella nostra trasmissione, si viene a confrontare un po' con me, ma attraverso di me anche un po' alla città, per dire quello che sta accadendo e quello che accadrà prossimamente. Peraltro ero in zona perché stavamo facendo un servizio con i vigili, con la Polizia Municipale, i Carabinieri, proprio qui a Licola Mare, quindi ero vicino quando... Infatti anche io mentre arrivavo non solo si vedeva un elicottero girare, ma abbiamo incontrato anche tante pattuglie sia di polizia che di polizia municipale. Intanto, prima di continuare la nostra chiacchierata con il sindaco, noi andiamo al TG dove per noi c'è Gaetano Pragliola. Gaetano, oggi do io una notizia a te. Qui a Licola Mare c'è un blitz nella moschea. Don Francesco, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori, buongiorno anche al sindaco Pozziello che vedo al tuo fianco. Oggi in apertura parleremo innanzitutto dell'ennesima giornata di disagi per il trasporto pubblico, perché c'è stata ancora una volta una giornata di sciopero. Sappiamo la difficile situazione degli autobus tra Napoli e provincia, tra chiusure e corse soppresse. Abbiamo provato ad ascoltare anche un po' gli utenti, ovviamente non soddisfatti e ogni giorno costretti ad affrontare mille peripezie per spostarsi. Poi parleremo ancora della vicenda avvenuta ieri con momenti di tensione a Melito, dove un operaio della società American Laundry ha minacciato di lanciarsi dal tetto. Fortunatamente la situazione è rientrata. Oggi abbiamo ascoltato il titolare dell'azienda che ci spiegherà come sta effettivamente la situazione. Poi parleremo del mare, il mare proprio quello che si trova alle vostre spalle, anche alla luce delle dichiarazioni fatte proprio dal sindaco Antonio Pozziello. Sono usciti in questi giorni i dati dell'ARPAC che, come ogni anno, fanno discutere e dividono anche tra mare pulito, mare sporco. Il mare è migliorato o comunque c'è ancora da lavorare, dunque abbiamo provato a capire questa situazione. Dunque ampio spazio ai disagi per il trasporto pubblico, ampio spazio al litorale, perché chiaramente, visto il periodo, un po' tutti sono concentrati su quella zona perché tutti vogliono godersi ovviamente giornate di sole e di mare con il caldo e con l'arrivo dell'estate. Poi ancora ovviamente la cronaca dal territorio, lo sport, gli spettacoli, gli eventi del territorio, insomma questo e tanto altro nel corso del nostro TG Club. Bene, allora noi cominciamo salutando Gaetano e dicendo ai nostri telespettatori che seguiremo poi il TG subito dopo Salotto Key. Signor Sindaco, cominciamo proprio con questi dati di questo mare che abbiamo alle spalle. Mare pulito, mare sporco, mare balneabile. Il mare per la parte di Giugliano è completamente balneabile per tutti i 2,3 km di costa. Abbiamo le analisi dell'ARPAC che vengono ripetute ciclicamente e tutte quante in maniera sistemica da 2 anni a questa parte ci segnalano la buona qualità del mare, che è frutto anche degli interventi che si stanno facendo sugli impianti di depurazione e di sollevamento. Noi abbiamo sollevato una questione, mandavo un comunicato stamattina, una questione lo scorso anno, verso fine anno, che riguardava il canale degli Abruzzesi e la centrale di sollevamento Domizia, da dove il cattivo funzionamento delle pompe poteva fare andare liquami col troppo pieno a mare attraverso il canale abruzzese. Sono stati fatti lavori di rifunzionalizzazione, sostituzione delle pompe da parte della regione, ancora questa settimana ci sono stati degli interventi. Evidentemente se si lavora sugli scarichi a mare, il mare poi diventa buono. Per parte nostra noi stiamo lavorando perché la spiaggia libera di Licola Mare, che è una delle poche ed è anche la più grande che c'è, sia accessibile, pulita. Stamattina mi hanno girato delle foto che erano meravigliose, il mare è bellissimo. La qualità del mare è buona, venite. Questo è anche un tema, no, Antonio? Perché poi magari non tutti possono venire al mare per mettersi un ombrellone, di pagare un ombrellone, una discesa al mare, però quando questa anche, diciamo, fin troppo poca spiaggia libera che ancora c'è, l'importante però è tenerla pulita per la cittadinanza, in modo che con le famiglie, chi non può economicamente, no, permettersi una spesa quotidiana, può scendere in spiaggia. Questo è importante. Io dal mio insediamento ho imposto alla ditta di igiene urbana di mandarmi le foto degli interventi che fanno, che pubblico spesso, non perché ci sia qualcosa di eccezionale in questo, ma perché è un modo per controllare il lavoro che si fa e per darne poi conto ai cittadini. La spiaggia di Licola Mare, devo dire, quando mi mandano le foto io mi innamoro, perché è la spiaggia più profonda che c'è sul litorale Domizio,
perché c'è, ha una profondità enorme che parte dalla strada ed è bellissima, è pulitissima e ordinatissima e quindi e soprattutto è gratis, quindi chiunque vuole può viverla e il fatto che le persone la frequentino e la vivano magari con un po' di civiltà e con un po' di educazione, con l'attenzione di portarsi via i rifiuti che si producono lasciandoli poi nei contenitori ci aiuterebbe moltissimo. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, no? Che poi chi usa gli spazi pubblici riesce anche a mantenerli puliti, perché questo è importante. Se sporchi poi il giorno dopo che la sporcizia non è che la trovi là, perché sicuramente poi si passa per pulire, però è un po' tutto più difficile. Ma ci rende, no? Il lavoro complicato. Un conto è che io ho i rifiuti depositati nei contenitori, un altro conto è che me li disseminano sulla spiaggia, perché diventa una bonifica ogni volta. È vero, però una bonifica ogni volta. Devo dire che per stavolta abbiamo anche un po' di volontari che ci aiutano. A Licola Mare c'è questo gruppo di ragazzini di cui... che noi abbiamo ospitato anche qui in trasmissione, sono venuti, se non sbaglio è stata proprio una delle prime trasmissioni, questo gruppo di ragazzini che noi abbiamo definito gli scugnizi di Ligola, ma scugnizi, cioè quelli là intelligenti e vivi, intelligenti e vivi, poi veramente dei ragazzi con la testa. I cartelli di divieto. Divieto di sversare, divieto di sporcare, divieto di rompere, firmati gli scugnizi di Licola, che è qualcosa di bellissimo. Loro erano molto contenti, poi anche la capacità, devo dire la verità, molto lucida di dire qual è il loro impegno e anche quello di denunciare alcune mancanze, no? Che loro dicevano magari per qualcosa che si può fare in più, e anche come coinvolgere gli altri abitanti di Licola stessa, no? nel tenere pulita questa zona di Giuliano. Il riscatto di un territorio parte dagli abitanti. Non c'è un riscatto eterodiretto, non puoi arrivare dall'esterno e cambiare le cose se non coinvolgi gli attori. Noi ci stiamo concentrando molto su Licola Mare, è una scommessa ed è un impegno che ho pigliato in campagna elettorale. Io avevo sempre detto che Giuliano cominciava da Piazza Cristoforo Colombo e che la nostra azione dovesse cominciare da Piazza Cristoforo Colombo. Quindi lì abbiamo fatto più interventi che coinvolgessero le persone del territorio. Oggi siamo impegnati in un intervento complicato, che è anche quello di riportare ordine e legalità a Licola Mare, dove c'era disordine e illegalità diffusa. No, ma anche perché, Antonio, è molto importante. Io mancavo da tantissimo tempo. Io credo che queste lingue di strada non hanno nulla da invidiare ad altri posti che noi visitiamo per le vacanze. Però sinceramente passare e poi vedere quella casa non finita e tutta lì mezza che cade, mezza su e mezza giù, e che poi magari è proprio su una spiaggia. No, allora a volte anche una rapidità nella risposta. No, troppa burocrazia forse, Antonio. Io oramai passo da via Licola Mare 2-3 volte a settimana, insomma, ed è molto piacevole anche essere chiamato per nome dei ragazzini, insomma, senza neanche la cosa di sindaco, insomma, direttamente per nome, è una cosa che mi piace. Ma a differenza tua, venendoci spessissimo, io comincio a notare le differenze ogni volta che vengo. Quella casa dove hanno ricominciato, hanno messo le impalcature, quell'altra dove hanno sistemato il muro, quella dove hanno ricominciato ad imbiancare, avendo consapevolezza dello stato di abbandono in cui era. Quindi un cambiamento si comincia a vedere. E si comincia a vedere perché probabilmente abbiamo ridato la fiducia a chi ci vive e a chi qui ha le case e le va abbandonate dal terremoto in poi. Perché poi a volte, io non lo so, io parlo da esterno, ma anche qualche piccolo contributo nel pagare una tassa in meno a chi abita a volte in queste zone, perché credo che questo ci sia poi una... Però ci sia... L'altro giorno io parlavo con delle mamme della zona, perché Antonio, chi si deve anche spostare stare da qui, che sia verso Giuliano o verso Napoli, hanno delle spese aggiunte. Per esempio adesso anche il telegiornale nostro parlava di questo sciopero, no? Anomalo dei mezzi pubblici di Napoli e provincia. A volte è tutto più complicato. CTP allora, a volte e ANM hanno abbandonato il servizio, andrebbero perciò denunciati, dico, allora, per interruzione pubblico servizio. A volte incentivare un po' anche chi vive queste zone. Noi lo stiamo facendo diversamente, lo stiamo facendo investendo. Investendo e potenziando i servizi. C'è una linea di trasporto che parte da Piazza Cristoforo Colombo, mi capita di incontrarli spesso stazionanti e poi in partenza, ma noi abbiamo investito tantissimo come amministrazione in un nuovo piano trasporti che va più che a raddoppiare l'investimento della città, arriviamo a 1,7 milioni e partiamo con 9 linee, con 9 circolari che sono sincronizzate con le linee ferrate che incrociano la nostra città, per questo
questa parte del territorio, la Comana di Licola, poi quella, la fermata di Pontericcio e così via. Partirà a giorni, anzi sarebbe già dovuta partire, con il tentativo di rendere la città autonoma rispetto alle linee di trasporto extraurbane che da qualche anno fanno le bizze. Una volta manca il gasolio, una volta manca il gas, CTP e NM sono la cartina di tornasole del fallimento della città metropolitana e della città di Napoli. Ma stamattina, cioè, nell'arrivare qua, io mi sono trovato a dei posti di blocco della polizia e anche della polizia municipale, l'elicottero che sorvolava, mi sono chiesto cosa stava succedendo e poi tu mi hai detto... agenti della polizia municipale con il sostegno dei carabinieri, cosa che facciamo oramai settimanalmente, uno o due servizi a settimana su Licola Mare, dove abbiamo deciso di smantellare quello che era un vero e proprio ghetto, dove c'era ogni forma di illegalità e di sfruttamento sugli immigrati in particolare, che vivevano in condizioni assurde, pagando fior di quattrini. Già qualche settimana fa con questi ristoranti che erano proprio gestiti. Ne abbiamo chiusi diversi che erano in condizioni igieniche spaventose. Stamattina siamo tornati sul mercato che era ormai smantellato, quel mercato abusivo che si faceva un po' prima di Piazza Cristoforo Colombo di alimentari, e stiamo controllando anche la moschea, ci sono dei controlli urbanistici. Cioè in questo momento moschea, mentre noi parliamo, c'è un controllo della moschea, un blitz dentro la moschea per capire un po' anche lì com'è la situazione. Antonio, però indubbiamente questo ci apre a una riflessione su quello che in questi giorni ne sta parlando non solo la politica italiana, ma dobbiamo dire che la politica europea ha questo fermo immagine sul tema dell'immigrazione, no? Tutti quanti siamo rimasti insomma attoniti per queste persone lasciate per settimane in mare, sull'acquario, piuttosto su altre barche. Abbiamo visto invece che quelli imbarcati sulle nostre barche italiane hanno fatto più facilmente, no, ingresso nei nostri porti chiusi e porte aperte. Questa immagine di un bambino di fronte al presidente Trump, no? Un piccolo bambino messicano, e poi questa bella, non so, adesso copertura di immagine dove abbiamo visto che la signora Trump, no, si è presentata al confine messicano, sembra che vorrebbero fare qualcosa. Ma il tema c'è, quello di una, di una prima accoglienza, e sempre di un'emergenza, no? Ma quella di una comunità che comunque deve strutturarsi in funzione anche a gente che arriva o che comunque già è qui e deve trovare una forma di relazione, di integrazione con la comunità esistente. È un tema che si presta ad ogni tipo di demagogia e che, rimanendo nell'ambito delle diverse e contrapposte demagogie, perde di vista quelle che sono la concretezza di un problema. Noi abbiamo delle comunità che scappano da dove vivono perché vivono in condizioni assurde, che sono disposte a subire torture ed altro, a morire per mare pur di scappare da dove stanno. Delle altre comunità che non sono più in grado di accoglierle nei numeri in cui il fenomeno si presenta e che a Licola Mare hanno trovato per qualche anno la loro cartina di tornasole, perché io sono arrivato qui e ho trovato una città dove gli immigrati avevano superato in numero gli autoctoni, che poi autoctoni erano per la maggior parte anche provenienti non da varie troppo zone, autoctoni, quindi a loro volta già privi di radici, in una condizione sociale esplosiva, e dove la mancata accoglienza, perché accoglienza è inclusione e attenzione alla qualità di vita di chi arriva, aveva generato una situazione indicibile, dove c'era l'abuso che si trasformava in illegalità, la mancata cura della comunità migrante che era arrivata diventava essa stessa una causa di invivibilità della zona, con problemi sociali che si sovrapponevano a problemi di ordine pubblico e di ogni tipo di abuso possibile e immaginabile, fino ad avere il caso del presunto terrorista da un lato, ma quello che mi ha preoccupato di più è il vedere l'apertura di piazze di spaccio a Licola Mare, rispetto al quale c'è stata la reazione forte mia, della polizia municipale, dei carabinieri, della polizia. Ma di per sé questo di poi è il tema, Antonio Caldo, perché anche noi quest'inverno abbiamo tanto trattato il problema dei Rom a Giuliano. Diciamo che al di là dell'appartenenza ad un'etnia, no? Proprio diciamo sì, l'insostenibilità di pensare che su un territorio come il nostro ci possa essere gente che vive in quelle condizioni, no? Ieri sentivo in televisione uno che diceva: no, in Italia la parola censimento deve essere cancellata, perché ma io non lo so cosa bisogna cancellare o no, però bisogna anche pensare che quella gente non è invisibile. Si è tanto parlato di questa storia dei censimenti, che è brutta a sentirsi, ma i Rom sono censiti. Cioè, è una cavolata, chi l'ha detta
Salvini ha detto una cavolata, censiamo, cioè, e cioè chi noi sappiamo chi sono i rom che abitano a Giugliano, censiti, no? Vengono censiti sistematicamente dalla polizia e dai servizi sociali, sappiamo chi sono, quanti sono, dove sono residenti qua, peraltro di chi, quanti bambini. Però diciamo che conoscere queste realtà non è qualcosa di sbagliato, anzi più forse li conosciamo, più possiamo anche creare delle politiche adatte, no, per dare delle risposte. Conoscerli ci aiuta, ma non ci aiuta, perché c'è bisogno di capire come affrontare il tema. Noi abbiamo avuto una polemica infinita sull'ecovillaggio, che era una soluzione, l'abbiamo eliminato, con i consiglieri di Forza Italia di Giugliano che da una parte raccoglievano le firme contro l'ecovillaggio e dall'altra venivano in consiglio comunale, cioè allora gli dovete dare la casa, quegli altri, sapendo che questa cosa avrebbe generato la rivolta di quelli che... Però Antonio, mi permetterei anche di dire, no, che forse la cosa più sbagliata è che su questi temi la politica a volte cerca la contrapposizione ideologica. No, su questi forse temi elettorale, si fa demagogia, e non si affrontano i problemi. Perché questi sono i temi che dovrebbe trovare la politica un po' più uniti, perché penso che poi che governi la destra, la sinistra, il centro, chiunque governi, questi problemi stanno sempre là. Io te lo dicevo prima quando abbiamo avviato il discorso, sui temi dell'immigrazione in generale, siamo ostaggio di posizioni demagogiche, della captatio benevolenza verso pezzi di elettorato, e si perde di vista l'obiettivo che è quello di creare delle comunità che siano felici e solidali, dove tutti possano vivere. Chiamarti, no? No, a prenderci, a chiamarti. Vado a vai un attimo a vedere, io intanto mantengo un po' la chiacchierata con i telespettatori. Come vi dicevamo, Antonio, io l'ho sentito stamattina per invitarlo qui a Salotto Gay, ma quando l'ho invitato lui mi ha detto che sarebbe passato volentieri come fa sempre, però è anche altrettanto vero che stamattina loro erano impegnati in questo blitz che hanno fatto in una nella moschea che si trova qui a Licola Mare, che è stata anche poi scenario nelle settimane scorse di quelli che sono stati il ritrovamento di questo possibile terrorista, di quelli che sono state delle violenze urbane proprio da parte dei extracomunitari che appartenevano e vivevano qui in un centro di prima accoglienza, quindi tante di quelle situazioni. E stamattina, perché poi a volte le cose si sanno o non si sanno, ma stamattina c'è veramente una task force di polizia municipale, polizia di Stato, che con tanti mezzi stanno provando un poco a capire meglio che cosa si fa in questa moschea, che cosa succede in queste moschee e anche soprattutto come avviare un po' al problema dell'integrazione su questo luogo, che non è mai facile, come dicevamo anche prima con Antonio, con il sindaco, perché tutto sommato quando arrivi qua a Licola Mare ti rendi conto che c'è già un problema della città, della struttura di questa parte della nostra città, che poi si allarga lì dove si aggiungono delle nuove povertà, delle nuove difficoltà come quelle di chi arriva da lontano, arriva senza nulla, viene qua e poi tutto ciò che è possibile fare lo iniziano a fare vivendo anche in delle situazioni sicuramente borderline e anche molto spesso sono legate a qualcosa di sbagliato. Ecco, Antonio sta tornando. Antonio, ci abbiamo ancora 5 minuti? Ce l'abbiamo 5 minuti. Allora, stavo provando a dire un po' cosa si stava facendo stamattina. L'avevo detto che ero qui per motivi. Però io concluderei un attimo questa parte dove parliamo un po' dell'immigrazione, anche però con una riflessione. Io mi spavento, l'unica parola che mi spaventa a volte è quella di dire l'urgenza, perché anche poi l'urgenza ci tiene troppo a guardare il presente, ma intanto io credo che dobbiamo anche entrare in una comprensione che nei prossimi, non so adesso, dico 20 anni, il volto delle nostre città muterà molto con queste presenze, Antonio. Questo non so se è preoccupante, se ci toglieranno qualcosa, io credo che un'identità forte rimane, sa resistere, no? Anche all'integrazione con gli altri, però anche questo dipende, è un punto di domanda. Dipende dai modi e dalle forme con cui si sostanzia l'accoglienza. Se l'accoglienza è quella che abbiamo vista con gli SPRAR di alberghi e strutture... Ecco, Antonio Palma ne parlava anche lui l'altra volta, no, di questo tema. Nicola Palma, delle strutture riempite alla meno peggio di disperati che stanno lì a ciondolare non avendo nulla da fare e senza nessuno che gli dia una prospettiva e un'integrazione, un aggancio col territorio. Io dicevo spesso, queste strutture spesso, io mi sono permesso di dire l'altra volta, sono come l'Aquarius in mare.
sono senza su ferma terraferma, perché questi stanno lì, vegetano tutto sommato, non c'è proprio niente. Passa il tempo dell'identificazione e poi ognuno farà quello che vuole. Un'opinione pessima di questa modalità di accoglienza, lo dissi anche in consiglio comunale al mio insediamento, quando mi ritrovai in una struttura all'improvviso riempita di migranti, che era diventata una città ghetto a sua volta. E devo dire che noi come amministrazione abbiamo chiuso parecchi di questi centri che non avevano la benché minima condizione igienico-sanitaria per mantenere, per fare quel tipo di attività, per ospitare quel numero di persone. Ne ho la peggiore idea possibile, e è evidente che quel tipo di soluzione poi generi la reazione dei cittadini anche esasperata. In un territorio come questo, l'Icola Mare, dove hai in un chilometro quadrato hai una presenza di migliaia di immigrati, è evidente che ti genera poi rivolte. Abbiamo provato a ordinare le presenze, a disciplinarle, soprattutto chiarendo una cosa, che non ci sono sacche di illegalità ammesse. Abbiamo fronteggiato con durezza le situazioni di illegalità, abbiamo ragionato in termini di accoglienza dove era possibile farlo. La situazione all'Icola Mare è cambiata radicalmente. Oggi c'è una comunità che si sta risvegliando, che si sta prendendo cura di se stessa, di un territorio che non è più un ghetto e una discarica di tutto quello che poteva essere portato via da altre parti e buttato lì, ma torna ad essere il posto bello che era negli anni 70. Certo, c'è un lavoro lungo da fare, non basta sistemare due giardinetti. L'importante, forse, come dicevi anche tu, che c'è anche chi abita queste zone, no? Che sta iniziando a volere un riscatto, no? Forse perché adesso ci abbiano abbastanza da tempo da sentirsi un po' di appartenerci, no? Qualche situazione avevano un po' diventata più stabile. Avevano bisogno anche di un po' di fiducia. In un territorio dove il sindaco non l'avevano mai visto, trovarselo tra i piedi due o tre volte a settimana, che ti entra nei locali, che si va a controllare la spiaggia se è pulito, quello della manutenzione che ha fatto, e che spinge poi per i progetti di rigenerazione. Noi, questa è la zona su cui stiamo investendo di più in termini progettuali. Ci apprestiamo a far partire i lavori di restyling veloce, di risistemazione di Piazza Cristoforo Colombo, ma abbiamo una progettazione che è stata affidata per la realizzazione di una nuova spiaggia libera, che è quella del Lido Nato, che sarà quindi risistemata, rigenerata. Aggiungiamo spiaggia. Con una struttura anche destinata all'accoglienza, quindi col recupero di quello scheletro che c'è sulla spiaggia. Quindi un lavoro di qualificazione. Altro spazio libero. Altro spazio libero. Su una spiaggia libera che in quel caso sarà attrezzata, ma poi ci apprestiamo ad intervenire. Abbiamo presentato una progettazione che vale 11 milioni e 6 per fare la via del mare, abbattendo i muri. Mi ricordo, ne avevo parlato pure, ti ricordo, durante l'inverno, perché credo anche che tutte queste strutture che a volte sono disabitate, che se ne potrebbe fare carico la comunità, a volte ritornare, ti ricordi quando una volta c'erano le colonie estive, no? Ma pure questo stiamo facendo. Pure le parrocchie, con tanta gente, uno si potrebbe organizzare, si portano i ragazzini al mare, ci si libera un po'. Intervengono con i ragazzini di L'Icola Mare e con quegli altri all'Icola Mare, a Piazza Cristoforo Colombo. Quindi anche la scelta del luogo è simbolica. Perché farebbe piacere a volte anche a noi di poter collaborare. Io lo dicevo l'altra domenica in parrocchia, quando ci siamo sentiti per il fatto della villa comunale, no? Dico, io sono uno che quando parla con il sindaco, chi per lui, certo punta anche il dito su una fatica, no? Su qualcosa che non va, però poi io dico sempre, come possiamo fare? No? Come possiamo starci ma insieme? Villa comunale, che è una cosa bella. Ci abbiamo messo un po' perché ci sono stati problemi amministrativi sulla gara, ma ieri abbiamo incaricato il direttore dei lavori, quindi partono dalla prossima settimana, insomma, la cantierizzazione, partono i lavori, e ci sono due interventi diversi. Uno che riguarda la ricostruzione dei giochi che non ci sono più dentro la villa comunale, e uno il recupero delle strutture che sono in stato di abbandono. Sì, anche perché io voglio quell'anfiteatro sistemato, che non dico quest'estate, ma anche a settembre la Messicciola l'aria la dobbiamo andare a dire. Se per settembre avranno finito i lavori, perché cominciano adesso, ma sicuramente per ottobre. Lo diceva anche la nostra comunità, poi l'adottiamo questa villa comunale, no? Perché se ci andiamo anche noi dentro, ci siamo tutti un po' più attenti, l'adottiamo tutti. Io ho fatto una scelta, prima le telecamere e poi i lavori, perché se avessimo seguito il senso inverso avremmo trovato una villa vandalizzata. Questa villa è stata recuperata da ogni amministrazione che è arrivata. Ogni amministrazione ha ricominciato da zero e l'amministrazione successiva l'ha trovata distrutta.
A me è toccato allo stesso modo ricominciare, lo faccio su anche i cittadini, tutti un po' più attenti. È vero che a volte io adesso parlo con la gente attorno, dicono Francesco, ma qui arriva di sera, di notte, della gentaglia che qui dentro fanno di tutto di più. Cioè, allora forse anche se noi riusciamo a mantenerlo un po' di attenzione, anche, poi arriva anche gente, un po' i genitori debbono fare la loro parte. Non può essere scaricato tutto su polizia, carabinieri e sindaco, perché i genitori, i figli che danni vanno a fare in giro lo sanno, se li vedono. E ma debbono fare la loro parte, se li debbono pure richiamare. Ti dico una cosa, non da, giustamente, perché sono un prete, non sono un amministratore, ma sistema anche quei locali, una famiglia che ha bisogno, non un custode, uno gli dà la casa con una cosa che potrebbe dare un po' di attenzione. Lavoriamo di custode part time. C'è l'idea di... Ci metti la polizia municipale. No, ce ne ho pochi di vicini. No, proprio là, ce li metti proprio là, ce li metti di casa là, non ci va. Ce li metti là. C'è la scelta di farci un asilo nido che potrebbe giovarsi poi della villa comunale. Oppure la incomodato d'uso alla parrocchia, io ci faccio un centro per i ragazzi, per le persone e la guardiamo anche, perché noi dobbiamo stare insieme per queste cose qua, mai uno contro l'altro. Una notizia, il 28 saranno consegnate le aree per realizzare i parchi giochi, quindi quello che era un elemento a me caro, insomma, ci ho costruito il tema principale della mia campagna elettorale, che non era rivolto a chi vota, ma ai bambini della città, perché a quelli che bisogna guardare, che era la terra dei giochi. La terra dei giochi è partita, il 28 si comincerà col Parco Monaci, seguiranno gli interventi su Piazza Gramsci, quindi andando a potenziare le giostre che ci stanno, poi partono i lavori in contemporanea Villa Comunale e GB Futura davanti al Sesto Circolo, quindi Via Antica Giardini, e poi proseguendo dovremo risolvere un problema su Via Ripuaria, realizzeremo un parco a giochi a Via Ripuaria, recupereremo, entra nella programmazione dei PIX, fu Villa Zagaria, poi gli daremo un nome che non sia di un camorrista, il parco confiscato a Via Madonna del Pantano. Cominciamo a cambiare questa città con una scelta: i giochi sono inclusivi, sono giochi e giostre su cui possono giocare anche i bambini diversamente abili, ma possono giocarci insieme ai bambini non diversamente abili, quindi giocano e tutti poi, insieme tutti diciamo, i bambini. Possono giocarci i bambini nati a Giugliano e i bambini che vengono da lontano, questo è anche questo un elemento. Certo. No? Chiaramente nella riqualificazione Piazza Cristoforo Colombo non potranno che mancare le giostre anche lì, e il patto con i ragazzi, gli scugnizzi di Licola, poi se li guardano loro e li proteggono loro. E deve continuare. Loro. Senti, io adesso dobbiamo chiudere, però io non posso non citarla, perché l'abbiamo trattata anche durante l'anno, a Casa Chalet, Santa Caterina, anche perché adesso io non oso guardare i messaggi che mi arrivano, ma mi arriveranno tutti i messaggi su Santa Caterina. Io so che l'altro giorno hai tenuto una conferenza stampa per dire un po' meglio questa benedetta Santa Caterina, no? Se diventerà Venezia per sempre o se diventerà un'idea. Una strada. Il canale Canal Grande. No, Santa Caterina è un enorme problema e ha un'enorme difficoltà tecnica, perché chi ha visto la pioggia dell'altro giorno e assistito a quello che è successo a Santa Caterina può immaginare quanto sia complicato andare a mettere un cantiere là dentro, perché la furia dell'acqua si porta via il cantiere, gli operai e i palazzi intorno se andiamo a metterci un tappo davanti. Quindi le difficoltà erano due: una, aspettare che smetta di piovere perché abbiamo bisogno di lavorare in una condizione di asciutto, perché le pompe le più potenti che possiamo immaginare mettere lì non riescono ad assorbire che le acque fognarie pure, e lì le portate quando piove sono disastrose. Dall'altro lato c'era un iter amministrativo complicato, un lavoro del genere richiede tra i 18 e i 24 mesi ad essere bravi. Noi in meno di 4 mesi abbiamo chiuso tutto, abbiamo anche fatto il deposito al Genio Civile, abbiamo fatto anche la consegna dell'area di cantiere alla ditta. L'altro giorno, mentre su Santa Caterina si scatenava un nubifragio, stavano lì a notificare al proprietario delle aree all'angolo di Via Moscati Ovest l'ordinanza per l'occupazione delle aree. Tanto Antonio, di piovere per 24, cioè di pensare che non piove per 24 mesi è impossibile. Però no, già aver, il mese di luglio, il mese di luglio è il mese più secco dell'anno. Speriamo che ci aiuti questo. Però sinceramente il fatto nel che mese di luglio però, si dovrà, il fatto anche si dovrà che tutta la burocrazia lavorare. L'abbiamo superata. La parte burocratica che era quella, cioè la parte più complicata è stata la progettazione, non tanto del canale. Quello
è abbastanza semplice, se semplice si può considerarlo, ma la parte complicata era quella di aggottaggio delle acque, di pompaggio, perché noi lì dovremmo metterci un tappo davanti, delle pompe che portano le acque a valle e non le pompe debbono riuscire ad assorbire tutto. Se piove, lì se ne vola via tutto. Abbiamo completato tutto, c'è lunedì la riunione al Genio Civile per valutare il progetto, ma questo non interferisce con la ditta che deve cominciare a cantierizzare e attivarsi. Abbiamo fatto tutto e l'abbiamo fatto in meno di 4 mesi. Possono sembrare tanti a chi vive su una discarica, su una fogna, ma sono, per chi ha una minima conoscenza dei tempi dettati dal codice degli appalti e di come funziona la pubblica amministrazione, siamo stati bravissimi. A volte anche questo, questa lenta burocrazia italiana che poi fa bloccare tutto, anche insomma delle cose in condizioni urgenti, del genere, no? Qualcuno ti dovrebbe dire comincia, poi, esatto, poi vedi. Poi dopo si vede. Bene. Nessuno te lo dice e quindi i tempi sono quelli. Benissimo, allora io ti ringrazio Antonio per questa chiacchierata, che anche della disponibilità, ricordando ai telespettatori che Antonio, il nostro sindaco, mentre era qui con noi, proprio a Varcatura c'era sto blitz nella moschea, quindi siamo stati proprio all'Icola. Siamo stati su pezzo, nel senso che non siamo andati con le telecamere, ma poi qua ci sono i vigili, no? Che ci hanno anche aggiornato su quello che accade. Noi concludiamo, ci vediamo domani, oggi è venerdì, quindi ci vediamo lunedì con Carmen, stasera in replica dalle 8:30 alle 9:30, e come diciamo sempre, che sia pranzo che sia cena, buon appetito. Posso a tutti. Una cosa? Spendete a Giuliano, vivete a Giuliano e il bagno fatelo all'Icola Mare se non volete andare in un lido privato, o ci sono tantissimi bei lidi privati in cui andare, però all'Icola Mare c'è una spiaggia pubblica, libera, bellissima. Ok, grazie ancora Antonio, arrivederci ai nostri telespettatori. Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. Oh, I want something just like this. Of all.